Buongiorno ragazzi, dunque oggi ci occuperemo un pochino dei corsi ibridi. La parte finale di questo corso sarà un pochino affrettata, diciamo che avrei avuto bisogno di qualche lezione in più per trattare come avrebbero meritato il capitolo dei combustibili e il capitolo delle acque, però diciamo il corso abbiamo perso un pochettino qualche cosa in più per fare la parte di qualche ora di lezione più o meno, gioco forza, si sta andata perduta per qualche motivo, non dipende dalla mia volontà. Andremo un pochino più rapidamente sui combustibili e sulle acque, non approfondiremo alcuni aspetti che sarebbe stato il caso di approfondire ulteriormente. Nella lezione scorsa ci eravamo occupate delle generalità, delle caratteristiche principali dei combustibili e delle reazioni, della reazione di combustione, e in più avevamo parlato dei combustibili. Oggi parleremo dei combustibili liquidi. In effetti, praticamente, la principale fonte dei combustibili liquidi è il petrolio. Cosa è il petrolio? Il petrolio praticamente è un materiale che si trova nelle viscere della terra e che praticamente imbeve delle rocce porose. In queste rocce porose si trova questo materiale che è essenzialmente. Da che cosa è costituito e come si è originato? Dunque si è originato sempre per effetto, stavo dicendo, il petrolio. Da che cosa si è originato il petrolio? Dunque, sempre per effetto di quelle stesse reazioni a cui abbiamo accennato quando abbiamo parlato della formazione del carbonio, cioè il carbone, che cosa succedeva? Erano degli organismi di natura prevalentemente vegetale che finivano nelle viscere. Le viscere della terra finivano per essere sottoposte a elevate temperature, elevate pressioni, assenza di ossigeno, per cui tutti quanti questi organismi che erano composti essenzialmente da lignina e cellulosa, quindi i costituenti principali erano carbonio, idrogeno e ossigeno, subivano un depauperamento nell'ossigeno e nell'idrogeno e finiva per essere quasi completamente. Diciamo, succede qualcosa di analogo anche nel caso della genesi del petrolio, soltanto che quando si parla di petrolio, gli organismi sono prevalentemente di origine animale e diciamo, le teorie più diciamo, accreditate sull'origine del petrolio sono che praticamente una volta i mari erano praticamente pienissimi di una specie di plancton. Plancton sarebbe praticamente della materia organica che è sospesa nel mare. Nei mari, diciamo così, primordiali, la quantità di plancton era molto, molto, molto superiore. E quando praticamente questo plancton è andato a finire nelle viscere della terra, era una quantità di materiale tale che ha dato origine, con tutte queste reazioni a cui ho appena accennato, a tutti quanti i giacimenti di petrolio che sono, diciamo così, presenti. Prima, diciamo così, di procedere a parlare come è fatto il petrolio e come dal petrolio si ottengono i vari combustibili liquidi, vorrei fare cenno però a un altro fatto. Sicuramente voi saprete adesso che il prezzo del petrolio è abbastanza basso, in particolare proprio ieri l'ho letto sul giornale che si mantiene stabile sui 40 dollari al barile ed è un prezzo bassissimo. Diciamo che negli ultimi anni, qualche anno fa, era arrivato a qualche cosa come 170-180 dollari al barile. Come mai questo prezzo del greggio è diminuito tanto, nonostante che la fame di energia nel mondo sia sempre superiore? Diciamo c'è stato un piccolo calo della richiesta di energia per effetto della crisi, perché le industrie avevano meno bisogno di energia, ma comunque la quantità di energia richiesta è sempre superiore. In effetti, perché da qualche anno a questa parte, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, si è cominciato a utilizzare un altro tipo di combustibile che è chiamato shale oil, shale scritto SHALE, che tradotto in italiano significa olio di scisto. E sarebbe questo olio di scisto? Questo olio di scisto praticamente è qualcosa di simile al petrolio, semplicemente è geologicamente parlando più giovane del petrolio. Pertanto, qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che quelle reazioni che trasformavano questi organismi viventi in petrolio non si sono ancora ultimate. Allora,
per poter sfruttare convenientemente questo shale oil, che cosa bisogna fare? Bisogna prendere la roccia frantumata in cui è contenuto questo shale oil, riscaldare queste rocce frantumate contenenti questo shale oil a temperature di 500-600 gradi, qualche cosa del genere, in presenza possibilmente di idrogeno, e nel giro, diciamo così, di poche ore si ultimano quelle reazioni che trasformano lo shale oil praticamente in petrolio. Quindi diciamo così che questo shale oil è come se fosse un petrolio meno pregiato del petrolio, perché ha bisogno di un piccolo trattamento in più rispetto al petrolio. Diciamo che l'utilizzo di questo shale oil è stato, diciamo, soprattutto per noi italiani un vero toccasana, perché praticamente gli Stati Uniti, da che erano un grosso importatore di petrolio, gli Stati Uniti sono grossi produttori di petrolio, però la loro richiesta di energia è tale che comunque andavano a importare petrolio, perché gli Stati Uniti hanno grossi giacimenti di petrolio in Texas, in Pennsylvania, e ne hanno di enormi in Alaska, che però non si sono ancora sognati di andare a sfruttare per avere, diciamo così, comunque una riserva di energia nei prossimi anni, non si sa mai quello che succede. Quando hanno cominciato a utilizzare questo shale oil sono praticamente diventati energeticamente indipendenti, e venuta a cadere la richiesta di petrolio da parte degli Stati Uniti e molto anche da parte della Cina, perché anche la Cina dopo gli Stati Uniti sono i più affamati di energia, praticamente questa caduta della richiesta del petrolio grigio ha permesso di far scendere moltissimo il prezzo del petrolio grigio, che oramai sono diversi anni che si mantiene stabile sui 40 dollari al barile. Quindi quello che vi volevo dire è che la fonte principale dei combustibili liquidi è il petrolio, ma che in alternativa al petrolio si può utilizzare questo shale oil, che praticamente che cosa sarebbe? Sarebbe un petrolio più giovane, un petrolio meno pregiato, che tramite un semplice trattamento termico della roccia dove è imprigionato lo shale oil può essere trasformato in petrolio e quindi sfruttato come petrolio. Il petrolio è costituito, se vogliamo andare a vedere qual è la sua composizione chimica per elementi, ecco, ve l'ho scritta qui, ma questa non vi dice quasi niente. Diciamo l'elemento principalmente presente nel petrolio è il carbonio, presente in misura dell'83-87%. E praticamente poi abbiamo l'idrogeno in misura del 11-12%. Diciamo che tutti quanti questi altri composti che sono presenti nel petrolio possono essere considerati delle impurezze. Questa un'impurezza molto preoccupante che deve essere eliminata dal petrolio prima di poter essere, diciamo così, utilizzata, quantomeno deve essere eliminata dai combustibili che derivano dalla distillazione del petrolio che deriva fra poco. L'ossigeno è della serie, ce lo possiamo pure tenere. Perché? Perché se ci sta un pochettino di ossigeno in questi combustibili, praticamente il problema quale sarà? Semplicemente che il potere calorifico sarà lievemente inferiore, perché parte delle reazioni di ossidazione si sono già verificate. Diciamo poi l'azoto è meglio che non ci sta, perché comunque quando praticamente è presente dell'azoto nel combustibile, in teoria l'azoto ce lo dovremmo andare a ritrovare tutto quanto sotto forma di azoto molecolare. Ma un po', ahimè, l'azoto ha sempre tendenza a reagire con l'ossigeno e formare gli ossidi di azoto che sono fortemente implicati. Quello che però è più interessante andare a vedere è, diciamo così, il fatto che il petrolio è essenzialmente costituito da idrocarburi. Dunque, gli idrocarburi me ne dovrei avere un pochettino accennato che cosa sono praticamente. Sono dei composti in cui è presente soltanto carbonio. Quando io vi ho parlato del legame chimico, vi ho parlato del metano, vi ho parlato dell'etano, dell'etilene, dell'acetilene, diciamo così, e vi ho mostrato praticamente che esistono idrocarburi in cui ci sono tutti quanti i legami primari tra gli atomi di carbonio, e quelli là sono gli alcani. Poi ci sono idrocarburi in cui esistono legami multipli, doppi e tripli, e quelli sono gli alcheni e gli alchini. Poi non lo so se ve l'ho detto, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso praticamente, che ci sono alcuni idrocarburi che si chiudono ad anello, e quelli sono i cicloalcani, ve l'ho detto o non ve l'ho detto, non mi ricordo. E poi ci sono anche quelli lì
diciamo, in cui si verifica una particolare distribuzione, chiamiamo così, degli elettroni nella molecola, che sono gli idrocarburi aromatici. Adesso non voglio ritornare, diciamo, sul chimismo, sulla maniera in cui si formano questi legami, quello che vi ho detto è già molto più di quello che vi avrei dovuto dire. Quello che vi voglio dire in questa sede è che negli idrocarburi, nel petrolio, sono presenti essenzialmente idrocarburi saturi, cioè quelli là dove ci stanno soltanto legami primari fra gli atomi di carbonio, idrocarburi ciclici, cioè quelli là i naftenici, sono detti naftenici o anche ciclici, e sono presenti anche un pochino di idrocarburi aromatici. Sono quasi del tutto assenti gli idrocarburi con legami doppi e legami tripli, ed è meglio così perché, diciamo così, la loro presenza ci dà pure un pochettino fastidio. Quindi, a seconda del giacimento di petrolio che noi andiamo a considerare, abbiamo praticamente prevalenza di idrocarburi saturi, alcali, idrocarburi ciclici, naftenici o idrocarburi aromatici. Agli effetti però delle reazioni di combustione, che siano ciclici, che siano, diciamo così, lineari o che siano aromatici, in alcuni casi non cambia assolutamente nulla. Se devono essere utilizzati invece, diciamo così, un motore a scoppio, e allora cambia qualche cosa. Comunque, questi sono gli idrocarburi che sono presenti nel petrolio. Poi abbiamo anche che gli idrocarburi che sono presenti nel petrolio sono gli idrocarburi essenzialmente che si trovano allo stato liquido, allo stato semisolido. Diciamo che nel petrolio ci sono tutti quanti gli idrocarburi a partire da 5 atomi di carbonio, perché non ci sono quelli a 1, 2, 3, 4 atomi di carbonio? Perché quelli a 1, 2, 3, 4 atomi di carbonio in condizioni ambiente sono idrocarburi gassosi. C'è il butano che la sua temperatura di ebollizione alla pressione in un'atmosfera, la ricordo, è 5 gradi, quindi praticamente basta, diciamo così, comprimerlo un poco il butano a temperatura ambiente diventa. Quindi ci stanno dal pentano fino a 50-60 atomi di carbonio. Adesso, quando il numero degli atomi di carbonio diventa molto grande, 30, 40, 50 atomi di carbonio, gli idrocarburi si cominciano a trovare allo stato solido. Però, quando sono nel petrolio, praticamente tutto quanto questo sistema, cioè gli idrocarburi che si troverebbero a temperatura ambiente allo stato solido, si sciolgono in quelli lì che si trovano allo stato liquido e tutti assieme formano il petrolio. Cioè, se noi andiamo a separare dagli idrocarburi, dal petrolio, soltanto gli idrocarburi al numero di atomi di carbonio elevato 30-40, otteniamo praticamente la paraffina solida, cioè praticamente il materiale di cui sono fatte le candele. Le candele sono paraffina solida. Ma se noi una candela la andiamo a sciogliere, per esempio, la andiamo a mettere nella benzina, la candela praticamente si scioglie nella benzina, è chiaro? Cioè, quelli rimarranno ancora idrocarburi a 40-50 atomi di carbonio, però se sono messi nella benzina si sciolgono e praticamente non trovate più il solido. Se stanno da soli, sono allo stato solido. Adesso praticamente il petrolio non è conveniente andarlo a utilizzare così com'è. Conviene andarlo a separare in frazioni che siano più omogenee come composizione e come caratteristica. Diciamo, qual è il motivo per il quale è necessario andarle a separare in frazioni? Abbiamo detto che nel petrolio ci sono tutti quanti gli idrocarburi da 5 a 50-60 atomi di carbonio. Quindi abbiamo, diciamo, idrocarburi che hanno caratteristiche completamente diverse. Quelli che hanno pochi atomi di carbonio, 5, 6, 7, 8, saranno dei liquidi a elevata tensione di vapore. Quindi, se noi abbiamo un combustibile essenzialmente costituito da questi idrocarburi a basso numero di atomi di carbonio, noi possiamo pensare di bruciarne i vapori con una combustione che avviene in fase aereiforme, che abbiamo visto essere quella là che avviene con la maggiore facilità possibile, è chiaro? Se invece noi abbiamo un combustibile liquido a bassa tensione di vapore,
diciamo, un combustibile prevalentemente costituito da idrocarburi a numero di atomi di carbonio intermedio, 15, 20, 25, qualcosa del genere, possiamo pensare di andare a bruciare questo combustibile con le modalità tipiche della combustione dei combustibili liquidi poco volatili, cioè andarli a nebulizzare in goccioline piccolissime e far avvenire la reazione di combustione sulla superficie di queste goccioline piccolissime, che è comunque una combustione più semplice di un combustibile che si trova allo stato solido. Quelli che si trovano allo stato solido, poi che cosa possiamo fare? O ce li bruciamo allo stato solido, ma non conviene. Che cosa si fa? Quelli là che restano allo stato solido vengono, per effetto di alcune reazioni chiamate praticamente di cracking, spezzate in molecole più piccole e si formano degli altri combustibili o gassosi o liquidi a elevata volatilità. Chiaro? Quindi praticamente la prima esigenza che si ha quando si ha a che fare col petrolio è quella lì della sua separazione, la sua divisione in frazioni che abbiano caratteristiche, diciamo così, abbastanza simili, cioè che siano costituite da idrocarburi che abbiano tutti quanti una volatilità simile e che abbiano un numero di atomi di carbonio non molto diversi gli uni dagli altri. Questa operazione di separazione del petrolio in frazioni che abbiano, diciamo così, un comportamento abbastanza omogeneo viene chiamata distillazione frazionata del petrolio o top. E si fa praticamente in una colonna di distillazione che è praticamente l'impianto che io sono andato, diciamo così, a schematizzare in questo disegno qui. Adesso spero che voi ricorderete quella lezione che vi ho fatto quando abbiamo parlato delle soluzioni. Parlando delle soluzioni, parlando della legge di Raoult, vi dissi praticamente che in fondo la legge di Raoult è alla base del processo di separazione dei, diciamo così, composti chimici che si trovano in soluzione liquida. Perché? Perché vi dissi praticamente che se noi abbiamo una soluzione, la fase vapore che fa equilibrio a quella soluzione è più ricca del componente più volatile. Diciamo, vi ricordo rapidamente i principi teorici su cui è basata questa affermazione. Facciamo per semplicità diciamo così, un sistema con due soli componenti, un componente A e un componente B. Il componente A è caratterizzato da tensione di vapore P con 0 con A, il componente B è caratterizzato da tensione di vapore P con 0 con B. E abbiamo che P con 0 con A è maggiore di P con 0 con B, cioè postuliamo che il componente A sia più volatile del componente. La legge di Raoult che cosa ci diceva? Ci diceva praticamente che la tensione di vapore esercitata dalla soluzione sotto cui la soluzione era in equilibrio era uguale alla somma dei prodotti P con 0 con A, X con A, più P con 0 con B, X con B, ove P con 0 con A e P con 0 con B rappresentano le tensioni di vapore a qualunque temperatura dei componenti A e B e X con A e X con B le frazioni molari dei componenti A e B in fase liquida. Se poi alla legge di Raoult accoppiavamo anche la legge di Dalton, avevamo che la pressione parziale del componente A in fase vapore era uguale al prodotto della pressione totale regnante del sistema per Y con A, che è la frazione molare del componente A in fase aereiforme, che a sua volta è uguale al prodotto P con 0 con A per X con A, che rappresenta il prodotto della tensione di vapore del componente A per la sua frazione molare in fase liquida. E altrettanto potevamo scrivere per il componente B, quindi P con B uguale P greco che moltiplica Y con B, che è uguale a sua volta a P con 0 con D, X con B. Dunque, l'affermazione che ho fatto precedentemente, che la fase vapore che fa equilibrio ad una soluzione è sempre più ricca nel componente più volatile, è sostanziata da questo semplicissimo ragionamento. Posso scrivere questa espressione qui in questa forma: Y con A uguale a P con 0 con A fratto
fratto pi greco, che moltiplica gli epsilon. Se praticamente il rapporto pi con 0 con a fratto pi greco è maggiore dell'unità, questo vorrà dire che y con a è maggiore di x con a e che quindi in fase vapore ci sta una concentrazione del componente più volatile maggiore che in fase liquida. Che a sia il componente più volatile è sancito inderogabilmente dal fatto che p con 0 con a è maggiore di p con 0 con b. Adesso p con 0 con a è maggiore di p con 0 con b ed è maggiore anche di pi greco, perché pi greco è la media pesata di pi con 0 con a e pi con 0 con b. Quindi praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo appunto confermato, diciamo così, quell'affermazione che la fase vapore che fa equilibrio ad una soluzione è più ricca nel componente più volatile. Pertanto io vi avevo accennato a questo come il principio base della distillazione. Uno aveva un liquido, lo voleva separare nei due liquidi che lo componevano, quindi ne vaporizzava una parte, la parte che vaporizzava, diciamo la metà, la parte che vaporizzava era più ricca nel componente più volatile, la parte che restava liquida era più ricca nel componente meno volatile. Uno poi andava a condensare quello che era diventato vapore e andava a ripetere questa operazione, va bene? Diciamo che ripetendo molte volte questa operazione, uno alla fine otteneva A puro da un lato e B puro dall'altro lato. Puro che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente puro nel senso che io considero il composto A puro quando la quantità di B è meno dell'1%, è meno dell'1 per 1000. È chiaro che io più puro lo voglio, più volte devo ripetere questa operazione. Chiaro. Adesso praticamente per quanto riguarda il petrolio, andare a separare il petrolio nei suoi componenti è, diciamo così, inutile oltre che impossibile. Perché? Perché praticamente in fondo il pentano dal punto di vista della combustione si comporta più o meno come l'esano, l'esano si comporta più o meno come l'eptano. Però il pentano si comporta molto differentemente nei confronti della combustione invece dell'eicosano, cioè dell'idrocarburo che tiene 20 atomi di carbonio. Quindi io devo cercare di separare il pentano dall'eicosano, ma è inutile che lo separo dall'esano e dall'eptano. Quindi io mi accontento di andarlo a separare in quattro diverse frazioni che siano costituite da idrocarburi che più o meno hanno tutti quanti le stesse caratteristiche. È chiaro? E che quindi danno origine a reazioni di combustione che avvengono con modalità molto, molto simili. Chiaro? Adesso, un altro punto importante è che quando io vi parlai praticamente del processo di distillazione, vi dissi, guardate ragazzi, che andarlo a fare la distillazione, come vi ho appena detto, nella pratica è impossibile. Perché? Perché voi dovete prendere un liquido, ne evaporate la metà, poi la condensate, poi ne rievaporate la metà, poi lo ricondensate e così via. Per prima cosa la quantità che voi separate diventa sempre più piccola, quindi voi partite da un mare di soluzione per avere una goccia di composto puro alla fine. E già questo non è che è proprio una grande cosa, perché questa goccia di composto puro che avete avuto poi quando vi costa? Poi inoltre dovete tenere presente che ogni volta che evaporate voi fornite calore al sistema, ogni volta che voi condensate sottraete calore al sistema, quindi in poche parole voi distruggete energia buttando, praticamente fornite calore al sistema, poi gliela sottraete, quindi la buttate nell'ambiente, quindi praticamente realizzate un'operazione di inquinamento termico dissipando una grandissima quantità di energia. Allora, la possibilità di realizzare praticamente il processo della distillazione è legata a un altro, diciamo così, a una possibilità di cui non vi ho ancora parlato. Praticamente, è di realizzare l'operazione di distillazione è legato a un altro fatto che non vi ho ancora detto. Qual è questo fatto? È che praticamente il calore di condensazione di un vapore, seguitemi bene, deve essere utilizzato per far evaporare dell'altro liquido,
Cioè, in poche parole, noi che cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo detto che dobbiamo evaporare una parte di liquido e poi dobbiamo condensare questo liquido. Questo vapore che condensa cede il suo calore e invece di disperderlo nell'ambiente lo deve cedere a un altro liquido che deve evaporare. Allora, il dispositivo che mi permette di realizzare questo disegno, cioè quello là di fare sì che il calore che viene ceduto da un vapore che condensa viene captato da un liquido che deve evaporare, è la colonna di distillazione. Questo affare qua. Come è fatto questo affare qua? Vedete, la colonna di distillazione, cioè le colonne di distillazione del petrolio, sono dei mostri alti 20-30 metri, diametro dei 4-5 metri. Dunque l'operazione avviene, diciamo così, in ambiente dove non c'è aria, cioè qui dentro ci sta azoto, perché il petrolio deve essere mandato praticamente riscaldato a metà più o meno di questa colonna di distillazione e arriva a una temperatura che è abbastanza alta, 200-250 gradi, qualche cosa del genere. Se vede soltanto l'ossigeno in quelle condizioni fa una vampa e brucia tutto e non distilliamo il resto di niente. Quindi assolutamente all'interno, diciamo, di questa apparecchiatura deve essere continuamente insufflato azoto, che è, diciamo così, l'inerte meno costoso che esiste, e la pressione parziale dell'ossigeno all'interno dell'apparecchiatura deve essere molto molto bassa. Cioè, insufflando azoto esce l'aria, la pressione all'interno dell'apparecchiatura deve essere lievemente superiore alla pressione atmosferica, di modo che quello che sta dentro alla colonna esce fuori, ma non quello che sta fuori entra dentro. Chiaro? Allora, guardate un pochettino come è fatta. Vedete, qua stanno disegnati questi segmenti. Questi segmenti rappresentano degli stadi di equilibrio liquido-vapore che praticamente sono chiamati piatti. Guardate un pochettino. Vedete un pochettino questi due piatti qui, vedete? Questa parte qui del disegno è quella lì che io sono andato a ingrandire qui. Guardate un pochino come sono fatti. Dunque, in questa colonna noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che entra, diciamo così, del petrolio da qui. E in questa colonna ci sta praticamente una colonna ascendente di vapore che parte dal basso e va verso l'alto e una colonna discendente di liquido che va dall'alto e scende verso il basso. Come si generano queste due correnti? Una che va dal basso verso l'alto di vapore e una che va dall'alto verso il basso di liquido. Dunque il petrolio entra da qui. Qui a fondo che cosa ci sta? Ci sta un ribollitore. Un ribollitore che cosa sarebbe? Sarebbe praticamente un qualche cosa dove si produce dell'energia, il liquido che sta qui viene riscaldato e quindi praticamente si generano dei vapori e i vapori salgono verso l'alto. Poi guardate qui, questi vapori che salgono verso l'alto fanno tutta quanta la colonna e vanno a finire praticamente in questa apparecchiatura chiamata, indicata con C. C sta per condensatore, praticamente è un qualche cosa in cui si sottrae il calore a questi vapori diventano liquidi e questi liquidi una parte vengono, diciamo così, utilizzati e una parte vengono ributtati all'interno della colonna, creando praticamente così il flusso discendente di liquido. Flusso discendente di liquido che poi, diciamo così, è anche irrobustito dal petrolio che viene caricato, che viene alimentato liquido in questa altezza qui. Quindi praticamente noi abbiamo questa colonna di vapore che sale e una colonna di liquido che scende. Vediamo che cosa succede in questi piatti. Guardate un pochettino. Dunque, la colonna di liquido che scende, guardate come sono fatti questi piatti. Questi piatti praticamente ci sta un ripiano e ci sta poi una paratia e praticamente sono pieni di liquido, va bene? In questi piatti sono praticati dei fori, cioè voi immaginate che questi qua sono più o meno delle circonferenze, insomma, diciamo, non è proprio tutta una circonferenza, perché se fosse una circonferenza prenderebbe tutta quanta il diametro della colonna, è una circonferenza dove manca un pezzo praticamente. E in questa circonferenza sono praticati dei fori.
Allora, la colonna di vapore ascendente penetra in questi fori, entra in questi fori qui, e vedete, in questi fori qui poi ci sono praticamente delle campane. Come funzionano praticamente queste campane? Dunque, abbiamo che praticamente le bolle risalgono, passano attraverso il liquido, dalla campana sono, diciamo così, obbligati a andare, per effetto della pressione salgono verso l'alto, trovano praticamente la parte superiore della campana e scendono verso il basso, poi scendendo verso il basso poi risalgono un'altra volta verso l'alto. Praticamente queste campane a che servono? Servono a prolungare il tempo di contatto delle bolle di vapore col liquido. Durante questo contatto delle bolle di vapore col liquido, che cosa succede? Succede che la bolla di vapore è piena di idrocarburi, così come il liquido è pieno di idrocarburi. Cosa succederà? Succederà praticamente che nella bolla ci saranno degli idrocarburi più volatili e degli idrocarburi meno volatili. Gli idrocarburi meno volatili praticamente andranno a condensare e passeranno da fase aereiforme a fase liquida e cederanno il loro calore latente di condensazione al liquido, dove evaporeranno i costituenti più volatili. Per cui praticamente il flusso gassoso che arriva in un piatto, vedete, arriva casomai in questo piatto qua, tiene praticamente una certa quantità di idrocarburi più leggeri, più volatili, e una certa quantità di idrocarburi più pesanti, meno volatili. Quando praticamente ha abbandonato questo piatto, ha lasciato una parte considerevole dei suoi idrocarburi più pesanti, meno volatili, in questo liquido che sta qui, e ha sottratto al liquido che sta qui una parte considerevole dei suoi idrocarburi più volatili. Ogni stadio di questo qua si ripete questo fenomeno, quindi più andiamo verso l'alto, più troviamo gli idrocarburi più leggeri, più volatili, e più andiamo verso il basso, più troviamo gli idrocarburi più pesanti, meno volatili. Va bene? Diciamo che, ripeto, questo tipo di dispositivo serve praticamente a prolungare il contatto fra vapore e liquido e permette praticamente il recupero del calore latente di condensazione dei vapori che si trasforma in calore latente di vaporizzazione del liquido. Poi guardate qui, quando il livello del liquido diventa troppo alto, supera la paratia e stramazza, sulla parete. Stramazzando sulla parete va a finire sul piano più basso. È chiaro? Quindi allora, questo liquido di stramazzo in stramazzo praticamente va dal punto più alto della colonna al punto più basso della colonna. Qui trova il ribollitore che gli fornisce energia e quindi praticamente qui si crea la colonna gassosa che sale verso l'alto. Ripeto, la colonna liquida che scende dall'alto verso il basso viene generata perché? Perché una parte del liquido che viene prodotto qui non viene utilizzato, viene riflussato nella colonna proprio per andare a creare la corrente liquida che scende verso il basso. Va bene? In questa maniera noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che alle diverse altezze della colonna si trovano praticamente delle frazioni di combustibili liquidi che hanno caratteristiche diverse. Più in alto andiamo, più elevata sarà la volatilità e più leggeri saranno gli idrocarburi, quindi a minor numero di atomi di carbonio saranno gli idrocarburi che si trovano verso l'alto. Più andiamo verso il basso, minore sarà la volatilità del combustibile che noi abbiamo e più pesanti saranno gli idrocarburi, quindi maggiore sarà il numero di atomi di carbonio che sono presenti negli idrocarburi. Per farvela breve, dal primo di questi condensatori, quello che viene spillato fuori sono le benzine, sono praticamente quella frazione di idrocarburi che praticamente distillano, cioè cominciano a evaporare da temperature a partire da 70-80 gradi e finiscono di evaporare a temperature di circa 180-200 gradi. Poi guardate qui, un poco più sotto del punto più alto della colonna,
viene, diciamo così, spillata un'altra quantità di liquido. Qui praticamente uscirà un combustibile che è costituito da idrocarburi, abbiamo detto, un poco più grandi, un poco più pesanti di quelli lì che abbiamo trovato nelle benzine. Questa frazione di combustibile viene chiamata cherosene ed è praticamente la frazione che distilla fra 200 e 260 gradi. È chiaro? Così come pure, se noi andiamo più verso il basso, abbiamo praticamente che viene spillata un'altra frazione di combustibili liquidi che distilla fra 260 e 320 gradi e costituisce il gasolio, cioè praticamente la nafta che viene utilizzata per i diesel, e ancora più in basso viene spillata praticamente l'olio combustibile che distilla praticamente oltre la temperatura di 320 gradi. Quindi queste sono le quattro, diciamo così, frazioni principali che noi otteniamo nel corso della distillazione del petrolio. Dunque, quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche essenzialmente sono diverse caratteristiche di volatilità. Cioè, in poche parole, un'ultima cosa che vi volevo dire prima di passare a parlarvi a parlare delle caratteristiche è che praticamente, vedete, questi, diciamo così, condensatori qui sono praticamente delle apparecchiature in cui bisogna andare a sottrarre calore a, diciamo così, qui a dei vapori e qui praticamente comunque a dei combustibili liquidi che vengono scaricati ad alta temperatura. Per non disperdere questo calore, che cosa si fa? Si fa passare il petrolio che deve essere alimentato qui per tutti quanti questi condensatori. Cioè passa prima attraverso questo che è quello là a temperatura più bassa, poi attraverso questo che è a temperatura più alta, poi attraverso questo che è a temperatura ancora più alta, poi attraverso questo che è ancora a temperatura più alta, di modo che il petrolio che andiamo ad alimentare qui più o meno a metà colonna si trova praticamente alla temperatura a cui si trova il combustibile liquido che sta a questa altezza. È chiaro? Che chiaramente dobbiamo andare ad alimentare il petrolio in un punto dove, diciamo così, la temperatura del petrolio è la stessa della temperatura del combustibile che trova, in modo da non retrogradare il processo di separazione che sta avvenendo nella colonna. Va bene? Diciamo che il calcolo del numero di stati di equilibrio che serve per avere una buona separazione è compito dell'ingegnere chimico ed è un problema, diciamo, abbastanza complicato perché, diciamo così, fino a quando la distillazione ha due componenti è una cosa abbastanza semplice, quando è una distillazione multicomponenti come questa qui è un problema di rilevante, diciamo così, concettualmente è abbastanza semplice, diciamo, non è una cosa complicata, è calcolativamente che è molto complicato, quindi praticamente è una cosa che si può fare solo a calcolatore elettronico. Però comunque, diciamo, non è una cosa particolarmente, diciamo, onerosa perché oramai il processo è già stato grandemente ottimizzato, quindi non ci sono più problemi nell'andarlo, diciamo così, a replicare. Deve essere semplicemente un pochettino adattato alle caratteristiche del petrolio che viene distillato, perché chiaramente i vari petroli hanno caratteristiche, diciamo, un pochino differenti da giacimento a giacimento. Poi guardiamo un pochettino le caratteristiche praticamente di questi combustibili. Dunque, abbiamo le benzine, sono caratterizzate da elevata volatilità. Infatti le benzine sono un combustibile abbastanza nobile, sono un combustibile per il quale la reazione di combustione avviene fra i vapori delle benzine e praticamente è l'aria che funge da combustibile. Diciamo che l'elevata volatilità delle benzine permette praticamente l'utilizzo di un dispositivo molto molto rozzo, qual è il carburatore, per creare la miscela vapori di benzina-aria che dopo darà origine alla reazione di combustione. E come funziona questo carburatore? Il carburatore praticamente è semplicemente un condotto dove scorre la benzina e praticamente improvvisamente lateralmente ci sta un'apertura.
questa apertura laterale che sta in questo condotto dove scorre la benzina dà origine a un effetto Venturi, cioè una caduta di pressione. La caduta di pressione è sufficiente a far evaporare la benzina e a creare praticamente la miscela di aria e benzina. Naturalmente, anche se l'evaporazione non è completa, viene trascinata qualche gocciolina di benzina, queste goccioline di benzina poi bruciano, chiaro, senza problemi. E, diciamo, le benzine sono costituite da idrocarburi che vanno da 5 a 12, 13 atomi di carbonio, ce ne sarà pure qualcuno a 14 atomi di carbonio, però è semplicemente per dire che praticamente le benzine sono dei combustibili caratterizzati dal fatto che il numero di atomi di carbonio presenti nelle molecole non è grande, ripeto, da 5 fino a 12-13. Poi abbiamo il cherosene. Vedete, il cherosene, la sua volatilità è decisamente più bassa. Il cherosene è il combustibile che viene utilizzato per gli aerei. Viene utilizzato per gli aerei perché? Perché in effetti il cherosene ha una volatilità piuttosto bassa, ma il fatto di andarli a utilizzare in quota, come prevalentemente fanno gli aerei nella fase di crociera, praticamente in quota la pressione è molto più bassa. Diciamo che gli aerei dei voli intercontinentali volano a 10.000 metri, gli aerei dei voli continentali via volano sui 5-6.000 metri e gli aerei praticamente dei voli nazionali volano a quote ancora più basse. La ratio di questa divisione qual è che praticamente i cieli sono piuttosto trafficati, non ci sembra, quindi il cielo è tanto grande, sono piuttosto trafficati. E praticamente gli aerei consumano tanto meno quanto più alta è la quota a cui volano, perché la resistenza dell'aria alle velocità a cui vola un aereo, la velocità di crociera è sugli 800 km all'ora, crea dei grossissimi consumi di carburante. Quindi si fanno volare gli aerei che fanno i voli più lunghi alle quote più alte perché trovano meno resistenza dell'aria e quindi consumano meno carburante. Il fatto di lavorare molto a alte quote, quindi a pressioni rarefatte, fa sì praticamente che la volatilità del cherosene alle alte quote sia, se non proprio simile a quella lì della benzina, non molto diversa da quella lì della benzina. E quindi la combustione del cherosene alle alte quote avviene praticamente come se fosse la combustione della benzina. Se invece si vuole andare a bruciare, il cherosene a temperatura ambiente, allora cosa è necessario fare? Due sono le possibilità. O si riscalda il cherosene al di sopra della sua temperatura di infiammabilità, che per il cherosene è 200 gradi, e a quel punto il cherosene emette vapori in quantità tale che la fase aereiforme che gli sta a contatto ha una composizione compresa nell'intervallo di infiammabilità, oppure lo si nebulizza sotto forma di goccioline finissime praticamente e si ha la reazione di combustione sulla superficie delle goccioline. Per il cherosene si può pensare anche di andarlo a riscaldare e poterne bruciare i vapori. Invece praticamente quando si parla di combustione del gasolio bisogna farla solamente, sotto forma di goccioline finissime. Infatti, sicuramente saprete che le macchine diesel non hanno i carburatori, hanno gli iniettori. Gli iniettori sono dei dispositivi molto più sofisticati dei carburatori, perché? Che praticamente devono aspirare il gasolio e sotto una pressione di iniezione molto molto elevata devono sputarlo dentro ai cilindri sotto forma di goccioline microscopiche. Quanto più piccole sono le goccioline, tanto meglio avviene la reazione di combustione. I vecchi diesel che danno fumosità nera allo scarico, perché gli iniettori si sono un poco spompati praticamente, non riescono a sputare goccioline sufficientemente piccole, le goccioline sono un po' troppo grosse, allora la combustione nei brevissimi tempi in cui deve avvenire nei cilindri della camera di scoppio
avviene solo parzialmente, solo sulla parte esterna della gocciolina. La parte interna della gocciolina in cosa si trasforma? In un pezzetto di carbone praticamente, e viene rilasciata nell'ambiente la fumosità nera allo scarico. Che cosa sono? La fumosità nera cosa sono? Sono pezzetti microscopici di carbone. Con microscopico intendo qualcosa di micron o anche al di sotto dei micron, è chiaro? Quindi qualcosa di molto molto preoccupante. L'olio combustibile che cos'è invece? Diciamo che l'olio combustibile fra i derivati del petrolio è, diciamo così, il derivato meno pregiato, perché praticamente è quello lì che ha più difficoltà ad andare a bruciare. In effetti l'olio combustibile è utilizzato solamente o nelle centrali termoelettriche o nei processi industriali che richiedono, diciamo così, di bruciare grosse quantità di combustibili, tipo per esempio le cementerie, nella produzione del cemento Portland bisogna raggiungere nel forno Lepom delle temperature di circa 1450 gradi. Generalmente si utilizzano proprio gli oli combustibili. Si può anche utilizzare del gas naturale, ma sarebbe un grande spreco, perché il gas naturale è un combustibile molto 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 pregiato. È un peccato andarlo a bruciare in una cementeria dove l'olio combustibile va benissimo. È chiaro? Viene utilizzato quindi o nelle apparecchiature industriali che devono sviluppare enormi quantità di calore o nelle centrali termoelettriche. Centrali termoelettriche, che cosa succede? Che si brucia un combustibile, il combustibile praticamente, il calore generato dal combustibile viene utilizzato per produrre essenzialmente vapore d'acqua, e il vapore acqueo viene utilizzato per l'alimentazione delle turbine. Le turbine mettono in moto la dinamo e l'alternatore che trasformano l'energia meccanica in energia elettrica. Diciamo che l'utilizzo nelle centrali termoelettriche degli oli combustibili è conveniente perché? Perché è il combustibile meno pregiato, è chiaro? Quindi è quello lì che costa di meno. E diciamo, qual è il rovescio della medaglia? È che il bruciatore praticamente che brucia l'olio combustibile è un bruciatore che ogni tanto deve essere fermato per operazioni di manutenzione, di pulizia, perché diciamo l'olio combustibile è un combustibile abbastanza sporco. Poi anche, diciamo così, questi iniettori che devono nebulizzare questo olio combustibile sono dei dispositivi soggetti a grande usura, perché chiaramente minore la volatilità, maggiore la viscosità di questo olio combustibile, maggiore la difficoltà di andare a ottenere delle goccioline piccolissime. E inoltre c'è anche un'altra considerazione: il gas naturale, come vedremo, può essere depurato abbastanza facilmente, e invece questi derivati liquidi del petrolio possono essere depurati con maggiore difficoltà. Voi vedete un pochettino questo zolfo qui, che è un nemico delle reazioni di combustione, perché quando in un combustibile è presente dello zolfo, sotto forma di cosa poi ci troveremo lo zolfo nei fumi di combustione? Ce lo troveremo sotto forma di anidride solforosa e anidride solforica, che sono due gas fortemente acidi, reagiscono con vapore acqueo dell'aria e si trasformano in acido solforico e acido solforoso, chiaro? Dando origine alle piogge acide, che sono un grave problema, diciamo così, di inquinamento industriale. Allora, questo zolfo ce lo troviamo prevalentemente nelle frazioni più altobollenti, quindi intrinsecamente gli oli combustibili sono dei, diciamo così, dei combustibili anche meno puri, meno più scadenti. È chiaro? Gli oli combustibili sono sicuramente molto migliore dei carboni fossili. I carboni fossili contengono quantità di zolfo sicuramente molto superiori a quelle degli oli combustibili, perché come vedremo è possibile, diciamo così, andarsi a liberare tramite un trattamento di depurazione di buona parte dello zolfo da parte dei combustibili liquidi, mentre invece ciò non è possibile andarlo a fare per il carbone fossile.
Cioè, per il carbone fossile, se ci sta dello zolfo nel carbone fossile, lo zolfo ce lo dobbiamo tenere, lo dobbiamo bruciare. Diciamo che se andando a fare l'analisi chimica di un carbone fossile vediamo che è troppo pieno di zolfo, quel carbone fossile conviene abbandonarlo proprio perché avrà gravissimi problemi di inquinamento. Diciamo che sui giornali è riportato da tutte le parti che l'atmosfera, l'ambiente, diciamo così, l'aria delle città cinesi è inquinatissima perché? Perché i cinesi sono pieni di carbone di pessima qualità e, diciamo così, affamati di energia, affamati di sviluppo come sono loro, bruciano qualunque cosa senza tenere in nessuna considerazione, diciamo così, i fatti ambientali. Il risultato poi è un'atmosfera praticamente irrespirabile per le polveri che vengono rilasciate nell'ambiente, perché poi la combustione del carbone non è mai perfetta, dà sempre origine a grosse quantità di polveri ed è, diciamo così, la qualità dell'aria pessima per l'enorme quantità di anidride solforica e anidride solforosa che viene rilasciata nell'ambiente. È chiaro? Cioè, se pensate praticamente che le piogge acide fanno morire gli alberi, se pensate che le piogge acide trasformano il carbonato di calcio, il marmo delle statue, lo trasformano in gesso CaSO4, pensate pure quando fanno male a noi, insomma, è abbastanza facilmente immaginabile. Poi, ecco, diciamo così che vi ho detto una serie di cose abbastanza interessanti sugli idrocarburi, sui combustibili. L'ultima cosa che vi volevo andare a dire era praticamente come era possibile andarsi a liberare dei combustibili, dello zolfo dai combustibili liquidi. L'operazione è abbastanza semplice. In effetti, vedete, tutti questi combustibili che sono stati ottenuti dal processo di topping, di distillazione frazionata del petrolio, devono poi essere raffinati. Raffinati che cosa significa? Significa praticamente che bisogna andarci a eliminare le poliolefine, cioè i composti che hanno più di due doppi legami nella molecola e devono essere liberati dello zolfo. Dunque, le poliolefine perché bisogna andarle a eliminare? Perché praticamente le poliolefine possono dare origine a reazioni di polimerizzazione. Queste reazioni di polimerizzazione creano delle gomme, diciamo che le poliolefine sono la materia prima per ottenere praticamente la gomma naturale. E diciamo queste gomme che si producono nelle condutture dove viene pompato il petrolio, dove vengono pompati i combustibili, possono intasare le condutture e possono provocare dei problemi. Quindi la cosa migliore è quella là, praticamente, di andare a eliminare queste poliolefine. Come vengono eliminate queste poliolefine? È una cosa abbastanza semplice. Basta aggiungere, diciamo così, a questi composti qui, vedete, a questi combustibili, una soluzione acquosa, un poco di soluzione acquosa concentrata, basta qualche per cento in peso, di acido solforico. Il risultato qual è? È che praticamente la soluzione acquosa concentrata di acido solforico catalizza la reazione di polimerizzazione delle poliolefine, cioè la fa avvenire molto molto velocemente, quindi si formano immediatamente queste gomme e queste gomme, diciamo così, dato che sono più pesanti, vanno verso il basso. Tenendo anche presente che l'acqua è assolutamente immiscibile, questi composti che sono tutti quanti costituiti da idrocarburi, abbiamo praticamente che si formerà una fase in alto più leggera composta da combustibile e una fase in basso costituita da acqua, acido solforico e gomme. Quindi semplicemente andandola a separare per stratificazione ci siamo liberati delle poliolefine. Vediamo invece praticamente lo zolfo come è presente in questi idrocarburi. Lo zolfo è presente in questi idrocarburi come mercaptani. Praticamente questi mercaptani che cosa sono? Io ve ne ho parlato degli alcoli o no? Non ve ne ho parlato degli alcoli. Vabbè, praticamente questi mercaptani sono praticamente dei composti in cui è presente il gruppo SH. Qua ci sta CH2, vedete? E praticamente
E questo R è un pezzo di molecola organica, un pezzo di idrocarburo. Per l'eliminazione di questi mercaptani basta aggiungere al sistema, una volta che noi abbiamo tolto, diciamo così, la fase sottostante costituita da acido solforico concentrato e gomme che hanno reagito, una soluzione acquosa concentrata di NaOH. Adesso questi mercaptani praticamente sono praticamente degli acidi e questa è una base. Per cui che cosa succede? Succede praticamente che si forma dell'H2O e poi praticamente noi abbiamo che si formerà, diciamo così, un composto che sarà fatto così, vedete? RCH2SNA, che è un composto salino. Essendo un composto salino, dove si andrà a sciogliere secondo voi? Nel combustibile che è apolare o nell'acqua che è polare? Finirà nell'acqua e quindi con un semplice trattamento, prima un pochettino di acido solforico concentrato, poi una soluzione acquosa concentrata di idrossido di potassio, di idrossido di sodio, idrossido anche di potassio, la stessa cosa, ci liberiamo sia praticamente delle poliolefine, sia praticamente dei mercaptani e ci liberiamo anche di un pochino, diciamo così, di acido solforico che si potrebbe essere sciolto all'interno degli idrocarburi. L'acido solforico, come vede, diciamo, l'idrossido di sodio, reagisce con l'idrossido di sodio, dà origine al solfato di sodio, che essendo un altro composto salino, si eleva nell'acqua. Quindi, come potete vedere, il grosso vantaggio degli idrocarburi, dei combustibili liquidi rispetto ai combustibili solidi, qual è? Ce n'è più di uno. Uno è che la combustione è più semplice. Per i combustibili liquidi ad elevata volatilità, la combustione avviene fra i vapori e l'aria, quindi è una combustione che avviene in fase aeriforme, la migliore possibile. Se è a bassa volatilità, basta avere, diciamo così, un nebulizzatore ben efficiente e la reazione di combustione avviene abbastanza facilmente, abbastanza bene. Basta che le goccioline sono sufficientemente piccole. Se le goccioline non sono sufficientemente piccole, cosa succede? Quello che succede nei diesel praticamente vecchi, in cui gli iniettori sono un po' spompati praticamente. E il terzo vantaggio quale viene a essere? Il terzo vantaggio è che dai, come si dice, combustibili liquidi, è abbastanza facile andarsi a liberare dello zolfo. Lo zolfo, diciamo così, se non ce lo troviamo nel combustibile, è una cosa molto molto importante, perché darà origine a prodotti di combustione che saranno sempre, non saranno mai una cosa proprio piacevole, i fumi di combustione, ma almeno non c'hanno la nitride solforosa e l'anidride solforica. Per il carbone fossile non è possibile, chiaro? O quantomeno sarebbe pure in teoria possibile, se uno piglia un carbone, lo va a mettere praticamente in un solvente della giusta polarità, quello scioglierebbe preferenzialmente, diciamo così, lo zolfo e di meno il carbone, però verrebbe a costare tanto e tanto che chiaramente poi il carbone non sarebbe più possibile andarlo ad utilizzare. Quindi io farei 2 o 3 minuti di pausa e poi vi parlo rapidissimamente, diciamo così, un poco di combustibili gassosi del gas naturale. Non ho il tempo per parlarvi più in dettaglio delle benzine, del kerosene, del gasolio, del combustibile. Un'ultima cosetta. Il residuo della distillazione, vedete, del petrolio è costituito da idrocarburi a numero di atomi di carbonio molto alto, 50-60 atomi. Una volta non si poteva fare assolutamente nulla. Per cui questa roba qui veniva bruciata con difficoltà in modo da non rilasciarla nell'ambiente e dare origine a gravi problemi di inquinamento. Fortunatamente, a inizio degli anni 70 sono stati scoperti dei catalizzatori che permettevano di far avvenire la reazione di cracking. Che significava cracking? Cracking praticamente vuol dire crack, spezzare, rompere. Dunque, era conosciuta da molti anni la reazione di piroscissione, a cui danno origine gli idrocarburi ad elevato numero di atomi di carbonio quando sono riscaldati a temperature elevate in assenza di ossigeno. Il problema è che la reazione di cracking termico
avveniva ad alte temperature con rese piuttosto basse. Cioè uno praticamente mandava, che ne so, 1000 chili di idrocarburi a far avvenire la reazione di cracking, riscaldava a 600-700 gradi e crechizzavano soltanto 200-300 kg, gli altri, i restanti 600-700-800 rimanevano idrocarburi ad alto numero di atomi di carbonio. Il cracking catalitico invece che cosa permette? Permette di far avvenire la reazione a una temperatura molto più bassa, compresa fra i 400 e i 500 gradi, e permette di farlo avvenire con rese molto superiori. Cioè se prima uno mandava 1000 kg e ne crechizzavano 200-300, adesso se uno ne manda 1000 kg ne crechizzano 700-800 a una temperatura molto più bassa. La scoperta di questi catalizzatori ha permesso di rendere economicamente sostenibile il processo di cracking catalitico. Questi catalizzatori, ve lo posso anche dire, sono la zeolite Y ultrastabile, cioè una zeolite che è stata opportunamente trattata in modo da restare stabile alla temperatura, fino a temperature anche superiori agli 800 gradi. Mi dispiace, diciamo così, che non posso dedicare altro tempo, diciamo, agli idrocarburi, ai combustibili liquidi. Avrei avuto bisogno di almeno altre 3-4 ore di lezione, ma non ce le ho, diciamo così. Se qualcuno vuole approfondire qualche punto può venire da me, ti posso dare qualche, sicuramente una grossa serie di informazioni ulteriori. Ma facciamo qualche minuto di pausa e poi parliamo dei combustibili gas.